onda se de longa, allora dire che basta con la panda. Bene, onda se, ora lampo, buglie puppe, bellezze, brivido, mandrioi. Come siete nani, si dimentica sempre un. Bon. Lampo, lampo de, controprova, lampo. Bene. Chi si abbiamo dimenticato? Trottola, scusami. Trottola. Onda per primi. Bene. Grazie e benvenuti a questa. Ora sta chiamata, se che mi domando un po' di volume. Vuoi che ti dago mio un poco? Che vuoi parlare con questo? Un stagnato, no, parlo con questo. Allora, proviamo a partire con questa premiazione della fantastica sfilata di domenica. Credo che è stata una sfilata bella, partecipata a tanto pubblico, tempo clemente, perché oggi non piovi, vero? No, assolutamente. Non piovi, potremmo andare avanti. Questa sera piovi, sindaco? No. No, ecco. E allora festa sia. Comincio solo con dei ringraziamenti a tutti i miei collaboratori, alle forze dell'ordine, ai dipendenti comunali, al dottor Ferretti, a Sabrina Galantina, a Ilario della Medina, all'assessore Gandini che aveva visto cosa è riuscito a fare con i ragazzi. Ecco, sono stati giorni importanti anche per noi, e a tutti quelli che hanno partecipato alla manifestazione di domenica. Poi ci dimentica sempre qualcuno, faremo sicuro dei ringraziamenti particolari nei prossimi giorni. Adesso cominciamo con le premiazioni, perché è questo che interessa oggi. Perciò, sindaco Laura Marci, un saluto. Allora, mi sento pochissimo, ma serve esclusivamente per ringraziarvi ancora una volta per la bellissima sfilata, ma per il bellissimo carnevale. Fino a qua è andato benissimo tutto, e grazie a tutti voi per la collaborazione. Andiamo avanti velocissime alle premiazioni, perché mi dicono piovi, ma non si sa mai. Veloci, grazie. Grazie sindaco, proviamo un cambio in corsa. Devo accenderlo. Si senti? Oh, meno male, con i nostri mezzi delle compagnie del carnevale, prossimo anno spareremo tutto. Ah, e un ringraziamento anche a questo grande assessore. No, grande alto, Grazie, grazie Mario. Credo che possiamo cominciare. Cominciamo con le premiazioni dei gruppi che si sono maggiormente distinti nel corso mascherato. Lampo, non si senti neanche stavolta. Cioè, mi pare che comincia l'età, perché tutti quelli che vedi che non si senti li vedo con i capelli bianchi. Allora, Lampo, i fossili del Neolitico. Lampo, i fossili del Neolitico. Dai, veloci. I lapilli. I geoidi. Un applauso alla compagnia Lampo. Chi sono questi? I geoidi.
Bene, uscita. Grazie. Sul palco ci ha raggiunto anche la madrina Silvia Stibili. C'era già prima, mi sono dimenticato. Un applauso anche a lei, madrina del 64esimo Carnevale di Muggia. Bene, questi team poco ingombrante. Stamattina io la qualche duca già, ma sei in sala del consiglio. Boh, volevo vedere. Pian Piero. Bellezze naturali. Non scherzare col fuoco, con lo zippo. Dai Nemo Monte, sempre vestiti semplici. Candelabri. Il presidente dell'associazione delle compagnie carnevale. Aspetta, sabè, è già anziano, perciò pazienza con Mario. Bene, se potete scendere. Dai. Applauso. Allora, questo gruppo mi ha chiesto attenzione perché devono fare una coreografia. Non so cosa. Una coreografia, perciò non so cosa. L'età non depone a loro favore, però sono i fuochi d'artificio. La madrina del carnevale Silvia Stibili. Grazie. Paola dall'altra parte, dai, avanti. Compagnia Brivido. Metto classico Tex. Libri, puzzle o puzzle. La storia è finita. Non sa nessuno della Brivido. Ciao Bensi. Dai, non capita e festeggiamo. E libri, finestrelle. Dai, un applauso di incoraggiamento. Sono emozionati. Libri, finestrelle. Premia sindaco Laura Marzi.
grazie. Fumetto classico Tex, che avevamo qualche dubbio. Fumetto classico Tex. Eccoli. Premia la madrina del carnevale Silvia Stibili. Igor, di là. Allora, se su di qua e do di là. Libro, puzzle, la storia infinita. Puzzle. Premia Mario Vascotto. Mario Spilà. Bene, di là, su di qua, giù di là, compagnia Trottola, Lego Duplo Creative, Lego Pompieri, Lego Passaggio a Livello. Sindaco. Passaggio a livello, dai un applauso per le nuove leve. Sindrome della tartaruga capovolta. Compagnia Trottole ancora, Lego Duplo Creative. Ma almeno un rullo dei tamburi, un qualcosa, cioè ste bande, cioè tutti, maestro la Puma. Premia la madrina Silvia Stibili. Avremo sindaco e scala mobile il prossimo anno. Bene? Non resta che il paranco. Dai, dai! Da, un applauso, dai! Compagnia Trottola, terzo gruppo, lunga la discesa, ardua la salita, Lego Pompieri.
come vedete, questo gruppo, come vedete, c'è la mitica Sabrina, che una settimana fa a quest'ora mi aveva detto: assessore, adesso basta, non l'ho tutto, non mi può far questo. Un applauso a Sabrina, anima del carnevale. Compagnia Buglie Pupe, Vendetta, Adamo ed Eva, Sole e Stelle, Cielo, che una Eva così solo muia può permettersela. Ma Adamo lavora Adamo lavora, giusto, giusto, bravo. Un applauso a Eva, che ha capito subito dalla Genesi in poi, che ha capito come funziona. Compagnia Buglie Pupe, Sole e Stelle. Aprire Sole. Beh, credo che un applauso. Grazie, prega. Cielo, Compagnia Buglie Pupe. Ecco il cielo della Compagnia Buglie Pupe. Foto, bene, Compagnia Labora, i bidoni delle scovazze, dame e signori, cartoline di un tempo, Bora uscita dai barattoli, roba semplice. Credo che questi siano i bidoni delle scovazze, così mi pare. Sì che lo fa. Dame e signori, cartoline di un tempo. Beh, un applauso, adesso arriva anche Re Carnevale. Allora, credo un applauso, perché qua è Papa Re, però poi lo c'hai, perché se no non lo vedi. Applauso Dario! Bora uscita dai barattoli! Grazie Anna. Compagnia Ongia. Nuoto sincronizzato. Iceberg con pinguini. Varo della nave.
Sì. Grazie a voi. Iceberg con pinguini. Mario Mascotto premia. Allora, salutiamo i pinguini d'Italia, che non vedo. Proviamo un po' di ingegneria elettronica adesso per vedere se si sente un po' meglio. Ongia, varo della nave. Grazie! Compagnia Mandrioi! Vetro e Lattine! Gruppo Carta! Gruppo Plastica! Vetro e Lattine! Ma quante lattine, quanta Coca-Cola, vedo, però vedo tante le birre. Tutta analcolica! Tutte le birre dei Capannon, dei Mandrioise qua. Bene, grazie. Compagnia Mandrioi, Gruppo Carta. Muglioni qua, dai, applauso, foto fatte, Mandrioi, Gruppo Plastica. Gruppo Plastica, Gruppo Mono Cellulare premia Silvia Stibili. Grazie.
premi, adesso cominciamo con i premi speciali. Premio Mazzucola, maschera o gruppo che meglio rappresenta lo spirito carnevalesco. L'altro anno era Bobo e il suo single del re della compagnia Trottola, che invitiamo a ritirare il trofeo, scusate, la targa sostitutiva. Bobo! Bobo Nosè, bon. Allora, premio Mazzucco 2017, Ogli Esausti in compagnia Mandrioli. Sempre Giovanotti. Sempre. Grazie. Grazie, scusate ma comincia. Premio Pece Piccio per la maschera più piccola della sfilata, l'altro anno vinta da Stefania Robba, nata il 13/1/2016, adesso ormai è quasi maggiorenne. C'è Stefania Robba. Allora, premio Pece da, invitiamo in comune a ritirare la targa. Eccola qua, eccola. Pece Piccio 2017, nato domani, a Alberto Fiorella, nato il 15 febbraio del 2017. Questo lo sento ogni sera cantare. Grazie. Allora, qua sul palco continuo a dirmi piovi, 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 piovi. Se vecchi e che avete paura di quattro iotte, voi se giovani e che avete paura di quattro iotte, i vecchi che stanno in casa. Adesso chiamo i rappresentanti della compagnia Ongia. Ci raggiungono sul palco Marcello e Bianca Svetez per un premio speciale. Speciali degli Svetez viene conferito alla persona, l'ente o l'associazione che nel corso degli anni ha saputo promuovere e valorizzare il carnevale mugesano. Riconoscimento per l'impegno carnevalesca, una sorta di Oscar alla carriera. Premio messo in palio degli amici di Deglio. Momento. Premio va a Livia Roncalli Stener. Ritira Livio. Altro premio speciale, premio Valdan. È il secondo premio istituito quest'anno dalla compagnia Onge in memoria di Mario Pugliac. Tale premio sono i carri minori o caretti con caratteristiche di colore o costruzione, idea tecnica particolare o semplicemente simpatici, tali da colpire i giurati. Il comitato giudicante è formato da componenti della compagnia Onge, i quali valuteranno prima della partenza sfilata i carri caretti, posteggiati senza le maschere di contorno. Premio Valdan.
detto anche premio Rosa Mudanda, al carretto del fumetto classico Tex. Chiedo ai presidenti della compagnia Brivido, della compagnia Bora e della compagnia Bellezze Naturali di venire sul palco urgentemente. Bensì, presidente della compagnia Labora, di là è presidente Monte, vedo che sta arrivando. Allora, non so se arriverò a leggere tutto quanto. È presidente Novoi, la compagnia Brivido quest'anno, mi ricordo, ecco. Oh. Allora, questi sono premi speciali per tutti. Noi per tutta Muggia sono premi a persone scomparse ma che sono questa sera in piazza, perciò un applauso a tutti quelli che sono qua con noi, che hanno fatto la storia e faranno sempre un bel ricordo di Muggia. Quest'anno compagnia Brivido, in ricordo di Claudia Babic, ha istituito un premio annuale per le donne che ogni giorno sono impegnate nel lavoro dei capannoni del carnevale. Quest'anno è con piacere che il premio viene assegnato a Lucia Wagner. Credo che adesso ci può raggiungere sul palco, anzi non credo, deve raggiungerci sul palco Silvana per ritirare questo piccolo riconoscimento in memoria di Dario Longhi. Ecco Silvana. Chiedo ai familiari di Leo Comelli di raggiungerci qua sul palco. Ciano Comelli, ecco che arriva Ciano. In memoria di Leonardo Comelli. Credo che tutti e tre, questi come tutti gli altri, gradiscono Carnevale e Esan fatta da tutte le bande, i maestri che saranno. Dai, forza!
grazie. Passiamo agli Oscar di categoria. Oscar per la regia generale con punti 26, Compagnia Brido. Premio a Mario Vascotto, presidente dell'associazione delle compagnie. Giorgia, dove hai infiltrato? Anche i friulani ci hanno fatto gradita visita. Oscar per la cura e fantasia dei costumi, con punti 26, Compagnia Brivido. Grazie. Oscar per brio e macchiettistica con punti 26, Compagnia Buglie Pupe. Presidente. Tecnico del carro con punti 30, Compagnia Bellezze Naturali. Senti come scalda, senti come brucia, se devo sciacquare questa sarà la scusa, se te sono troppo qua fa partire, a cose proprio che la si comodi. Consegnerà il trofeo offerto dalla Confartigianato, trofeo degli artigiani, a quelli che di più sono distinti nella costruzione del carro. Allora, compagnia, carro principale della compagnia Bellezze Naturali. Alle bande, alle migliori bande della sfilata. Terzo posto, coppa offerta dal comune di Muggia, perciò il sindaco consegnerà, sindaco Laura Marzi, banda della compagnia Lampo.
alla seconda banda sempre una coppa offerta dal comune di Muggia, perciò sempre il sindaco Laura Marzi che sta indicando la strada. Signor sindaco, coppa offerta dal comune di Muggia alla banda, secondo posto alla banda della compagnia Brivido. Che Igor suonava questa di nuova proprio. Bene, grazie. Signori sindaco, la messa da una Coppa B, è il primo posto, questa è sempre offerta dal comune di Muggia, la minaccia, non essere convinta, primo posto, coppa offerta sempre dal comune di Muggia, banda della compagnia Bellezze Naturali. Targa sostitutiva ai vincitori della mascherina d'oro del Carnevale 2016 che erano i violini piccoli della compagnia Trottola. Compagnia Trottola, qualcuno arriva. Eccoli. Oramai questi hanno già esperienza. E un applauso, dai, ciao. Grazie. Abbiamo un bambino sul palco. Mascherina d'oro 2017. Gli aeroplanini della compagnia Mandrioli. Ise. Adesso arrivano
Intanto il sindaco vi potrà spiegare, sindaco intanto che arriva se vuoi spiegare il guerra e pace. Eccoli qua, sono le mamma. L'aeroplanino da Pinacca. Bene, grazie, ci saluti l'aeroplanino. Adesso maschera d'oro, la sale, pathos, la tensione. Consegniamo prima la targa sostitutiva della maschera d'oro del 2016, che era la maschera cimitero zombie scherzosi della compagnia Brivido. Dai Bensi, Bensi si vergogna, e il presidente si vergogna, un applauso al presidente. Ma scusi, ma di cosa la sei vestita? Di castagnaro? Bene, allora, maschera d'oro 2017, terzo posto, vado con qua la madrina del carnevale Silvia Stibili, al terzo posto Memorie di una geisha, gruppo 16, Libri Migliero, compagnia Brivido. Secondo posto sempre un oro di accompagnamento, qua tutti quanti si sta ciacolando, già in festa, adesso attendiamo l'uscita della geisha, premia il vicepresidente dell'associazione Paolo Crevati, prendi il centro del palco. Secondo posto, il supereroe della compagnia Trottola. Già che tanta fatica
Passo la parola un attimo al presidente dell'associazione di compagnia. Monte, meno 385, prossimo carnevale. Ecco, era proprio questo, noi sappiamo col sindaco, tanta fatica, dottor Ferretti, Carmen, dottor Ferretti, Sabrina in qualche parte, noi sappiamo questa fatica, arrabbiature, telefonate, screzi, baruffe, però sappiamo che già da domani mattina ci mancherà, ci mancheranno le bande, i grattini, le telefonate incazzate della gente, però questo è il carnevale di Muggia, perciò un grande applauso a tutti voi, a tutte le maschere, a tutta Muggia. Mi scuso con chi sono stato un po' scortese in questi giorni, però succede. E adesso passiamo a proclamare la maschera d'oro del 64esimo carnevale muggiano. Maschera d'oro va! Gruppo Vecchietti e Corde, un binomio vincente, compagnia Elabora! Alle 2000 maschere che hanno sfilato, alle bande, a chi ha costruito i carri, a chi ha fatto i modellini dei vestiti, a chi ha disegnato scenografie, a chi ha fatto la regia, un grande applauso. Grazie, buona festa questa sera e ci vediamo al prossimo anno, sapendo che Muggia non è solo carnevale ma è anche carnevale estivo. Grazie e buon divertimento.